In che modo l'ecosistema Da Vinci riesce a supportare il chirurgo? Parliamo di un ecosistema, quindi non solo di una macchina, ma anche di un computer ad essa connessa, e un computer che è in grado quindi di darci di ritorno tutta una serie di dati. Sappiamo bene che oggi siamo nell'era digitale, quindi l'unità di misura è proprio il dato, e il dato fa sì che riusciamo in qualche modo a misurare e quindi analizzare quello che facciamo. Quindi gli strumenti che in questo momento la piattaforma mette a disposizione, che sono la My Intuitive App e il sistema Genesis, sono due sistemi straordinari di benchmarking, quindi nei quali tutto quello che viene fatto con la macchina, quindi da eventuali analisi di processo a eventuali analisi delle skills tecniche del professionista, agli outcome relativamente all'utilizzo degli strumenti, alle memorie dei vari dispositivi, sono forniti indietro al professionista, il quale ha modo di analizzarli e quindi di confrontarli con quelli che è magari uno standard di processo, uno standard di prodotto o eventualmente con una media nazionale, internazionale, e quindi andare a misurarsi non solo nelle sue performance, ma anche nella sua efficienza. Come e quanto impatta la piattaforma robotica Da Vinci sulla formazione del chirurgo, il learning curve e sul chirurgo esperto? La piattaforma sicuramente è uno strumento che facilita tutte quelle che sono le procedure mini-invasive, quindi dal punto di vista dell'apprendimento è qualcosa che rende disponibile una performance migliore in un tempo minore. Quindi già questo è una caratteristica intrinseca del sistema. A fianco a questa sua caratteristica, poi ci sono tutta una serie di altri strumenti, come possono essere ad esempio la doppia console, il simulatore di realtà virtuale, piuttosto che i dry lab che si possono fare, le simulazioni anche d'équipe, o i sistemi di telementoring nei quali appunto un chirurgo meno esperto può essere in connessione diretta con il chirurgo invece esperto e quindi essere guidato nella procedura. C'è poi la possibilità quindi di creare queste connessioni e far sì che il chirurgo in formazione abbia un percorso strutturato e quindi un più veloce accesso a quelli che sono risultati di impatto anche dal punto di vista clinico. Grazie, dottore.